Questo podcast è presentato da Neutro Roberts. Non si può raccontare la storia del sapone e dei suoi effetti sui progressi della medicina senza nominare un medico che da solo ha cambiato le sorti del mondo intero, pur dovendo lottare per farsi credere. Ma per dare il giusto peso al protagonista di questo racconto, bisogna partire da una famosa guerra combattuta nel 1200 a.C. Durante la guerra di Troia, alle porte della città fortificata viene trovato un cavallo di legno e dei nemici greci nessuna traccia. Ovviamente si tratta di un regalo da parte degli sconfitti che si sono ritirati. Ebbene, è giusto far notare due cose che non tornano in questa vicenda. La prima è che la parola cavallo forse fa riferimento ad un tipo di nave, non ad un cavallo di legno con le ruote. Non avrebbe nessun senso costruire un cavallo di legno per passare inosservati in un mondo in cui nessuno costruisce cavalli di legno grandi abbastanza da contenere un plotone di soldati. Plotone di soldati che, se lo immagini invece nascosto nella pancia di una nave, ha sicuramente più senso. L'altra cosa che non torna è che Cassandra avvisa tutti. Lo dice chiaramente che portare quel cavallo nella città potrebbe costare la distruzione totale. Ma nessuno l'ascolta. Nessuno l'ascolta perché tempo prima si era azzardata di rifiutare il corteggiamento di Apollo. Così il dio, per niente vendicativo, la condanna al dono della profezia ma alla dannazione di non essere creduta. Sì, ma dice che c'entra tutta questa storia con il sapone? E adesso ci arriviamo. Perché Cassandra è esistita davvero. Nelle sembianze di un medico ungherese di nome Ignaz Fülöp Semmelweis. Lui non aveva ricevuto attenzioni da divinità greche e nessuno gli aveva inflitto una maledizione, ma lo stesso non veniva ascoltato, nonostante cercasse semplicemente di convincere i medici a lavarsi le mani con il sapone. Sì, questo succedeva nel 1847. Eppure, la prima testimonianza della produzione di sapone risale agli antichi babilonesi, che mescolavano grassi animali e vegetali con cenere di legno. Questo primitivo sapone era usato per la pulizia dei tessuti e per la preparazione dei medicinali. Gli antichi egizi invece utilizzavano un sapone fatto con una miscela di grassi animali e oli vegetali mescolati con sali alcalini. Questo sapone era usato sia per la pulizia personale che per il lavaggio degli indumenti, così come i babilonesi. Mentre i greci preferivano utilizzare oli vegetali misti a sostanze abrasive come la sabbia, i romani hanno perfezionato la produzione di sapone partendo dalle ricette egizie e aggiungendo profumazioni ed essenze. Questo apre la strada alla grande produzione di sapone durante il Medioevo, epoca in cui diventa quel prodotto di qualità che conosciamo oggi. Nel XII secolo i crociati portano da Aleppo il famoso sapone nel sud della Francia. Quindi, a Marsiglia, inizia una tra le produzioni più famose d'Europa, eccellenza che esiste ancora oggi. Come se il sapone non fosse già perfetto così, nella seconda metà del 1700 il signor Nicolas Leblanc perfeziona la ricetta rendendolo più economico ed efficace. Quindi, per effetto della cronologia, ritorniamo al 1847, quando Semmelweis va a Vienna per lavorare come medico nella clinica di ostetricia e ginecologia. Dopo tutto quello che è successo, dai babilonesi fino al professor Leblanc, si potrebbe pensare che il sapone sia utilizzato anche dai medici, soprattutto fra un'operazione e l'altra. E invece no. Nella clinica di Vienna e probabilmente anche nel resto del mondo, nessuno si lava le mani. Inoltre, l'unico modo per scoprire le dinamiche e i sintomi delle malattie è eseguire delle autopsie. I raggi X non esistono ancora e non c'è un modo per osservare l'interno del corpo se non aprire quello dei pazienti deceduti. Nella clinica di Vienna si fa lungo utilizzo della sala settoria, di quella sala in cui appunto si praticano autopsie. Si tratta di un ospedale per studenti dove si impara mentre si lavora e quindi l'abitudine delle autopsie non è un evento fuori dal comune. Quello che è fuori dal comune è che i medici, dopo aver eseguito un'autopsia, usano occuparsi delle partorienti, senza cambiarsi camice o lavarsi le mani. È importantissimo specificare un dettaglio. La clinica di Vienna ha due padiglioni distinti, quello gestito dalle levatrici e un altro gestito dai medici che eseguono anche le autopsie.
Le levatrici si limitano a far nascere i bambini. I medici no. La cosa sconvolgente che scopre il nostro Semmelweis è che nel padiglione gestito dai medici il tasso di mortalità è di 10 volte superiore di quello del padiglione delle levatrici e della media nazionale. Semmelweis allora si limita a far notare l'evidenza statistica ai suoi colleghi, che non la prendono bene visto che la teoria del povero Ignaz sottolineava la loro complicità nella morte di così tante madri e neonati. Perché in quella clinica negli ultimi 20 anni era morta tantissima gente e lo sapevano tutti, e se potevi te ne stavi alla larga. Dunque, Semmelweis capisce che bisogna intervenire sul problema senza aspettare il benestare dei colleghi. Lui è un precursore e quel tipo di persone vanno avanti nonostante tutto. Il medico ungherese le prova tutte. Arriva addirittura a pensare che possa essere il prete della clinica che con la sua campana fa paura alle partorienti generando quelle strane febbri. Il prete smette di suonare la campana, ma i decessi non accennano a diminuire. Finché un giorno un evento sfortunato dà la possibilità al nostro protagonista di trovare la soluzione che cambierà per sempre il mondo. Durante un'autopsia, un suo collega medico si procura una piccola ferita, di cui non si occupa prontamente e nei giorni successivi inizia a riscontrare gli stessi sintomi di tutte quelle madri che stavano cercando di curare. Ecco l'illuminazione. Sarà forse la presenza di agenti patogeni presenti nei cadaveri a far ammalare gli altri pazienti? Se fosse così, sarebbero i medici ad essere il veicolo di quelle malattie. Non poteva essere peggio, perché Semmelweis aveva ragione, ma nessun medico avrebbe ammesso di essere colpevole di così tanti decessi. Nessuno dei colleghi di Semmelweis avrebbe accettato la sua teoria. Comunque, nonostante nessuno accolga l'evidenza del medico ungherese, tutti iniziano a sterilizzarsi le mani e cambiare camice tra le autopsie e i parti. E nel giro di 2 anni, i decessi del padiglione dell'ospedale di Vienna ritornano alla normalità. Quindi hanno dato un premio a Semmelweis? Lo hanno nominato direttore dell'ospedale oppure ministro? No, lo hanno mandato via. Se ne torna in Ungheria, dove troverà un ospedale e dei medici che lo ascolteranno. La comunità scientifica ci metterà anni a rendersi conto che le teorie di Semmelweis erano vere e verificabili. C'è bisogno degli esperimenti di Pasteur e Lister, esperimenti che convinceranno tutti che i germi esistono e che non solo quello che è visibile può danneggiare il nostro organismo. Si chiama effetto Semmelweis, quella tendenza a rifiutare a priori conoscenze o scoperte scientifiche perché contraddicono convinzioni o credenze consolidate. Ovviamente questo tipo di atteggiamento era cosa comune all'inizio della storia della medicina, specialmente nell'Ottocento, secolo di incredibili scoperte che hanno scatenato terremoti culturali nelle menti di chi non era pronto al cambiamento. Per fortuna però, Ignaz Semmelweis era pronto e deciso a cambiare, prendendosi anche gli insulti dei medici dell'intera Europa. Non importava. Non importava non essere creduto. Non contava niente essere come Cassandra, ma nella realtà. La sua vita è proprio come un racconto epico, ma senza gli dèi che a un certo punto ti salvano. E nonostante tutto, è riuscito ad essere un eroe, uno che salva gli altri. È riuscito ad essere un mito.